Ok. E ora che ti... ragazzi, bentornati. È nuovissimo, non andare via. Ora, non so della clip prima cosa abbiate visto. Ecco, ve lo spiego così. Sì, una caccia con l'erba. Sì. Ok. Questa erba sembra... Sì? Non è educata. E come mi avrete già letto dal titolo... Oh, facciamo un percorso. Andiamo... Con noi. No, leggi... Va bene. E dopo si fa... No, scherzo. Andremo allo stadio a vedere, vabbè, la squadra della nostra città. L'ha visto? Sì. No, il Cuneo. No, l'ha visto io. Ok, abbiamo mangiato il kebab. Ma no, se ne è piaciuta a lui tanto. No, a me non è piaciuta. No, è anche a me, sì, è buono. Ora si aspetta un pochino. Sì, sembra deserta. Cioè, non è... quando piove di domenica? Cioè, se vedete ieri, anche se pioveva, perché c'era il mercato... Guarda, le prime frasi che ho fatto... Questa è una delle vie principali. Vabbè. Sta arrivando una macchina. Giustamente. Mamma, giusto. Giustamente. Anzi, due macchine, aggiungere. No? E niente, ora si fa. Ora si va in giro in centro e poi dopo si va a comprare i biglietti per andare allo stadio. E registrerò un pochino anche. E il prossimo video cos'è dopo di questo? Ci va la live sul club. 2017. Certo, noi siamo fighi, siamo... No, l'ho no, visto. No, so già il titolo, clickbait. L'ultimo video al mondo di FIFA 17. No, se no... Sì, e tutti... E poi no, è una live. Se no sarebbe tipo da mettere, no? Video... no, aspetta, ah no, ho visto una meme su Instagram, volevo dire, dove fa, ah, quindi oggi è finito FIFA 18, quindi perché FIFA 17 scende, mi mangerà quello di FIFA 16, e FIFA 15 non valerà così niente, così posso permettermi FIFA 14. Certo. Certo. Non è lo youtuber che pensate che sia. Ti senti realizzato? Ma lo so, tanto questo pezzo non andrà su YouTube. Ecco come mai non sali di iscritti. Vai. Ah, si leva anche il... L'hai tirata più avanti. Manco Ronaldinho. C'era perché non c'è la terra. Faccio male se cade, se c'è. Per bagnarti. Ok, sì. Siamo allo stadio. Ok. Si sta salendo le gradinate, come tratti di lì più o meno. Qui. Qui sotto ci sono gli spogliatoi. Sì. Ci sono gli spogliatoi, quello lì in fondo giallo, ma io giallo l'ho fatto io. Lì c'è il pistoiese, qui del... perché ci sono stato dentro. Ok, va ancora. Qui è del Cuneo, perché c'è pistoiese Cuneo, quello in trasferta. E qui sotto poi c'è un tunnel che... quest'anno l'hanno anche bello, l'hanno fatto bene, e dove porta il campo. Non mi ricordo. E infine dietro c'è la pista. La pista olimpionica di Pistoia. Là ci sono i campi da tennis. Casomai ci vanno quelle di Ponte Guggianese. Vabbè, diciamo questa è un po' la zona sportiva di Pistoia. Ora andiamo. E ora guardate,
c'è un rigore, lo faccio vedere, inclino. Oh, guarda, lì c'è... andiamo qua. È Feola, vieni, è Feola lui. È Feola. Forte, forte, una foto. Aspetta. Sì, tanto c'è cattura qui. Quindi, ora forse... Stanno iniziando il riscaldamento. Non vorrete col centrale. Lì c'è quello che è chiuso, tribuna ospiti, tribuna normale, questa è la curva. Qui, più o meno qui, sì, in centro ci fanno i cori. E io mi metterei di là, perché le azioni spesso sono di là. Da dove c'è la... No, quanti sono gli ultras? Le azioni petardi fanno gli ultras tutti in piedi. Sì, è vero. Cioè, se no spesso vengono qui sopra dove si sale, qui ci sale sempre lo stesso. Quindi ora c'è il settore giovanile e ora sono contato, se c'è il settore giovanile sono una cinquantina di persone con Terra su terra non ci saresti? Eh? Lì? No. Dove era Zaterra? Si vede male da lì dalla grata. Si può andare prima a fare, anzi. Siamo più. Se segnano qua vengono. A parte. No, allora, dipende dalla pista, sì. Si va in prima fila. Sì, però. Ed è curva, 1980. Prima vediamo come si vede. Perché se si vede male. No, ma non sai perché poi ti ho detto di venire qui? Perché. Cioè lo vedi il campo come si vede, là tu lo vedi male. Un tempo lì c'era il fosso. La bandiera una l'ho cuccata io, ce l'ho a casa. Una di quelle bandiere ce l'ho a casa. L'unica che fu rubata l'anno della promozione C. Mi pare si vede male. Ma lì. No, c'è la grata, si vede male. Sì. Ci saranno solo 1500 persone. È un pochino diverso da quando siamo arrivati. Sì, è vuoto. Poi c'è la gente anche là da Cuneo. Sì, ce ne due. Lì c'è pallino. La pallina, la palla. E poi là c'è la gente di Cuneo. Ferrari è l'ultimo. Almeno oggi vedo una partita. Hai visto gli amici per noi? Mi sono curiosa. Bello che c'è. Sei copiato. Vai, vai, gira! La vuole tirare dove... Prima aveva tirato... Se la tira là. Prima aveva tirato dove c'è il portiere. Ora... Male. C'era un mezzo rigore per il culo. C'era un mezzo rigore per il culo. Portiere 2 e
rimane lì un difensore nostro, gli va sopra e sembra che c'è un tocco di mano. Sembra, c'è un tocco di mano. Meglio di no. Meglio dire di no. C'è un po' di gente a coperto, eh? C'era un rosso per loro. Quello non è entrato male, no? Da dietro l'altra, una stella. Io. No. Mi sentavo l'altro. Pistoia. Pistoia. Cuore! Vecchio, cuore a ragione. Forza, vecchio, cuore a ragione. Forza, raga. Sono alla rete. Fine primo tempo. Forse c'è un rigore. Sì. E c'era Curroso per me. Ah, sì. Tiro, uno su di schietto, la fine di mano. No, dai, la presa di... Era così. E... Ora sto... No. Si attacca i qua. Se c'è un rigore per noi lo distraggo io, per piacere, no? Sì. Vabbè, parliamo. Sono passati 20 secondi all'ultima clip, cross e calcio d'angolo. Uno colpisce di testa per noi, l'altro accanto nostro si gira, uno gli tira la maglia, lo butta a terra e l'arbitro. Il capitano anche loro l'ha tirato. Quindi sei. Quindi comunque era un rigore netto, l'abbiamo dato. Ci sono rimasto. 1-0 Cuneo. Palla, piano, il portiere con la bua, il chi palla ce l'ha lì là. Speriamo. Oh, bella! No! Calcio di rigore! San Cavagliano! L'ultimo l'ha sbagliato! La partita è finita, ho finito la voce, non c'è più niente. Non prendere il una roba è iniziata a pigliare, perché dopo la clip era forse 70esimo, 72, 73esimo rigore, forse poi anche più tardi. Anzi, anche prima del rigore siamo scesi lì proprio sotto il portiere, dietro il portiere. E cioè praticamente io l'ho visto da 5 metri il fallo. E c'è da dire che. Secondo te ha giocato meglio la Pistoiese? Sì, ma anche il primo. No, il primo è già stato già più equilibrato. Il primo è stato più equilibrato, ma secondo, se l'è meritata la Pistoiese. Secondo dominio Pistoiese, un contropiede, piglia palo. Sì, che poi il loro gol che hanno fatto... È abbastanza culo, cool, Dai. Perché ti ribassa la palla fuori. Di, cioè, lo so fa anch'io. Anche lì guarda più. Cioè, la palla l'è rimbalzata fuori e niente. Mentre...
Poi c'era quel rigore che voi avete detto loro, che è forte, lui è portiere, la palla arriva qui, si tuffa. Però tipo non riesce tanto a scattare su velocemente, quindi un difensore tipo va addosso al pallone e sembra c'è un mezzo socco di mano. Un altro per noi, quello era per loro, poi per noi c'è uno di mano, l'ha presa. Cioè uno tira e uno forse era fuori, ma mi sembrava dentro a me. Quindi fuori area intendo. Quindi insomma. Un altro, un mezzo rigore su Ferrari, che è l'attaccante centrale, è bravino. È il cartellino del Samp. Così. La maggior parte di giocatori sono in prestito. Premette il difensore, lo tira in avanti e lo lascia vedere. I giocatori sono in prestito quasi tutti. Sì, ce cioè, ne abbiamo Lili. Comunque. Il portiere si è messo a fine la curva, intelligente, perché l'ha spento un'ora fuori nel parcheggio. Ho quasi preso la maglia di Luperini, sì, Luperini. Che comunque non ha giocato malissimo. Luperini ha già giocato bene, sì. Giocato benino, anzi uno dei migliori. Anche Amliri. Ferrari ha giocato bene, ha fatto tanto. Ah, e ci hanno annullato un gol, è regolare. Ferrari lo lancia avanti al portiere, si vede così. Tira, rimbalza sul portiere e poi ritira l'altro. Un altro che era dietro. Ma mi sei fuori gioco, l'hanno dato su Ferrari. Che non si c'è. Vedeva che partiva da dietro. Non è. Cioè. Però non sono l'arbitro. Arbitro più pagato della storia. Non è. Non per la partita. Anche tre. Cioè il minimo è 4. Perché c'era anche un rosso per uno, ha spaccato la testa cosa a Freola. Quindi, boh. Però il rigore che hanno dato il nostro era il più netto. Eh? Era il più netto, era il nostro. Sì. O quello che non ci hanno dato di braccio. Perché quello della tenuta di maglia a mezzo rigore non è quello loro. Vabbè ragazzi. Il video finisce qui. E niente. Ciao! Ora, l'unica. Non era 11. L'unica cosa che volevo dirvi è che. Scusate se il video è un po' tremolante, perché. Insomma, o cammino, o non ho la mano ferma io. E soprattutto il gol mi tremava tantissimo. Era tipo così. Mi tremava tantissimo. Tipo ancora un po' trema. Perché. Sono ancora pieno di adrenalina, insomma, avete capito un po'.